Buongiorno sorelle e anche fratelli, benvenuti di nuovo con noi con la rubrica Da donna a donna. Oggi in ebraico, come l'abbiamo chiamata in ebraico, Rosanna? Meisha, Leisha. Leisha. Da donna, Leisha. Da donna a donna. Leisha, sì. Leisha, Leisha. E oggi però non siamo più solo io e te, no, abbiamo una terza person. Oggi abbiamo un ospite. La chiamiamo? Danila. Pronto? Pronto Susanna, mi senti? Pronto? Pronto? Pronto Susanna? Pronto, pronto. Buongiorno a tutti, buongiorno. Vai tutti, presenti. Buongiorno Rosanna, buongiorno Danila. Buongiorno. Attacca il telefono. Attacco. Susanna, per chi non lo conoscesse, buongiorno. È la carissima, la moglie di Andrea, del nostro carissimo fratello Andrea. Andrea che ha una rubrica, sì, su Aleph Tav che si chiama Le riflessioni di Andrea. Le riflessioni meravigliose, sono bellissime esortazioni. E Susanna è una donna che conosco già da un po', una donna meravigliosa, stupenda, la romana del cuore mio, la romana del cuore mio. Allora, stamattina, oggi... stamattina di cosa parliamo? Parliamo di un argomento un po' discusso, chiacchierato, un po', insomma, per alcune non è tanto bello, per alcune, perché parliamo della sottomissione della moglie a... Scusa? No, dicevo, femministi di tutto il mondo, sintonizzatevi adesso. Così le facciamo scappare. Parliamo della sottomissione della moglie al marito. Ai ai ai. Oggi c'è la sottomissione da parlare. Sì. È un bel argomento perché secondo me, da quello che vedo, è molto mal interpretato, quindi per questo c'è questa indignazione su questa parola, perché secondo me non si è capito bene il senso, o l'hanno manipolata o ci sono alcuni uomini che l'hanno usata contro di noi. Mi sa che è questo. Ma oggi noi tre donne, come tre moschettieri unite, rimetteremo le cose magari un po' più in ordine, faremo un po' più di luce, va. Sì. Susanna, tu cosa ne pensi? Allora, innanzitutto, vabbè, scusate, sono un pochino emozionata. Ti capisco. Ecco. Susanna, tu sei in Cristo da quanto tempo? Allora, io sono in Cristo da 4 anni. Ok. Cioè, che ho ricevuto il Signore nella mia vita da 4 anni, quindi... Sono 4 anni che sto facendo questo percorso, perché è un percorso, non è che uno si sveglia da un giorno a un altro e è arrivato. Io sto facendo questo percorso per cui diciamo vivere il matrimonio quindi in Cristo oggi, come dicevate prima voi, cioè un atto di sottomissione, dicevi, no Danila? Stavi dicendo... Sì. Che cos'è la sottomissione per le donne che vivono in Cristo, diciamo, perché se sei nella carne che non vivi in Cristo, allora è un'altra cosa. Esatto. Sono due cose diverse, perché all'inizio... Ma tu quando sei stata mia alunna al corso, no? Avevamo portato questa materia anche, autorità e sottomissione. Sì. Quando io hai sentito all'inizio la parola sottomissione, all'inizio del tuo cammino... Io ero contraria. Mi sono ritti i capelli. Io contraria, dicevo io mai te l'ho sottomessa, mai. Io faccio la classica, ma non io, siciliana, mi devo sottomettere, che sia mai. Ma scherziamo. Perché Susanna la vedevi male? Perché? Che cos'è che ti arrivava? Perché non è... il significato di sottomissione per le donne che vivono nel mondo, come ci ho vissuto e come ci vivo anch'io, e una donna come me che è autonoma, che lavora, che vive diciamo in autonomia tantissime cose, la casa, esco, sono il guido, faccio tutto in autonomia, ecco. Quando tu mi hai detto ti devi sottomettere, cioè nella Bibbia c'è scritto, cioè il Signore ci comanda di sottometterci ai mariti, l'ho visto, ma dico, possibile che un Dio che ci ama, dico, mi chiede di sottomettermi, io indipendente, addio, stai scherzate, sei sbagliato, ma stiamo scherzando, dico, ma non esiste. Dice, ok, ai tempi sì, ma adesso non più. Invece bisogna, ora ok, ora sto capendo. Bisogna aggiornare la Bibbia, dici Susanna, aggiorniamo perché... Ma sai, no. Tante donne purtroppo ancora oggi la pensano così, anche se sono sorelle la pensano in questo modo, non è che cambia. La pensa, cioè nel senso che la pensano che è difficile sottomettersi perché hanno un concetto di soggiogare, sì, no? Per alcune donne sì, è difficilissimo sottomettersi al marito, non lo so, cioè io la diciamo l'ho capito, come certo, la poi studiando per come la vedevi tu, per come la vedevi Susanna, per come poi uno viene tradotto dall'italiano, è soggiogare qualcuno, esatto, asservire, subordinare, cioè questa ci dà questo senso di ubbidienza cieca, io stare zitto, tu parlare, io faccio tutto quello che tu mi dici, tipo una forma di schiavitù, dai. Esatto, però la schiavitù è stata abolita nel 1807, quindi... Grazie a Dio! Ma è possibile che un Dio buono e misericordioso vuole che la donna sia in una visione schiacciata, perché per come viene vista la sottomissione, quando parlo sottomissione uno pensa a essere schiacciato dall'uomo, zitta a casa, non fare assolutamente, non dire nulla, non dire la tua, dove non puoi pensare, non ti puoi esprimere, no, non è così. Mi sembra strano, no? È una collaborazione, un sostegno. Si pensa a quello, che essendo sottomessi la donna non può dire più niente, non può decidere più niente, insomma deve stare muta, non parlare. Ma invece non è questo. E invece Susanna, quando è che hai cominciato a avere, diciamo, una visione più grande, più completa riguardo a questo aspetto della sottomissione? Cioè, che hai compreso? Diciamo, ci ho dovuto lavorare molto, Danila. Sono sincera, non è stata una cosa così immediata. Ho cominciato a leggere, a rileggere, a vedere... diciamo anche nelle scritture, no? Cioè vedere una visione più ampia, più, diciamo, a 360 gradi, non mi sono fermata solo alla parola. Quindi, a quel versetto, dici? Sì, a quel versetto, cioè sono andata oltre, dico, ma il Signore non credo che abbia, diciamo, messo la donna vicino all'uomo per essere sottomessa nel senso della parola come la intendiamo noi nel mondo, ma di collaborazione, cioè di sostegno. Anche perché, Danila, ti dico la verità, io che sono stata sempre abituata a prendere decisioni da sola, cioè sono stata sempre molto indipendente fin da ragazza, e sempre autonoma, come ho detto prima, quindi sono stata sempre abituata a fare delle scelte in autonomia, già fin da ragazza ero così, proprio caratterialmente. Quando poi mi è capitato nel matrimonio con Andrea che delle scelte che ho fatto da sola, in autonomia, senza decidere con lui o chiedere un consiglio, ho visto che poi da questa mia decisione non c'è stato un frutto, cioè non ha portato il frutto che desideravo, cioè non sono arrivata a, cioè non ho visto un lieto fine, ecco, sono sempre andata poi a sbattere contro muri, contro sofferenze, anche con i figli, no? Perché nell'ambito familiare, nel matrimonio, noi abbiamo anche 2 figli, per cui tutte le decisioni che io prendevo in autonomia, distante da lui, perché magari lui diceva, guarda, forse è meglio che non fai, io sì, e poi facevo tutt'altra cosa, no? E allora mia figlia continuava a rispondere male, era disubbidiente, perché comunque cioè la famiglia Cioè, quando due persone camminano su due vie diverse, che sono parallele ma non sono la stessa, soprattutto nella famiglia, nel matrimonio, il matrimonio comincia a barcollare. Per cui mi sono cominciata a fare delle domande. Dico, allora, evidentemente in tutti questi anni che ho voluto fare a modo mio, come io, sempre io, a modo mio, dico, voglio obbedire a Dio, perché poi in effetti questa sottomissione è una sottomissione a un comandamento di Dio, prima di tutto. Quindi io la vedo anche sotto questa forma, cioè io sto obbedendo a Dio, che è il mio Signore, Cristo è il Signore della mia vita, e di conseguenza voglio obbedire a un comandamento che mi ha dato di sottomettermi a mio marito nel senso biblico. Cioè, chiaro, parliamo sempre di sottomissione biblica. Dico biblica perché? Perché, come hai detto tu prima, non è una sottomissione di schiacciare o di togliere l'autonomia o di togliere la parola, che tu devi fare quello che tuo marito ti dice senza parlare, senza rispondere. No, ma rispondere in amore, con dolcezza, con umiltà, e quindi ragionare insieme. Ecco, questo io ho capito, ma perché? Perché ho visto i frutti. Beh, no, gloria a Dio. Sì, no, la sottomissione ha a che fare con un cuore umile. E la sottomissione nel senso biblico, e non quindi l'accezione che il mondo gli dà, non ha a che fare con l'essere svilito, l'essere denigrato, l'essere umiliato. Non è questo, è un submettere, è mettersi sotto un'altra missione. Cioè, tu hai deciso di sostenere una determinata missione e di collaborare con questa missione, quindi ha molto a che fare con l'umiltà. Invece quello di prima era più orgoglio, faccio io, decido io, ma tu che ne sai? Dice la sottomissione ha molto a che fare con un cuore umile, anche perché, non so se avete notato, che non solo su questo versetto in specifico, ma in altri versetti dove si parla di sottomettersi, non dice sottomettete gli altri, ma dice tu sottomettiti, perché c'è un'enorme differenza tra sottomettere qualcuno e scegliere di sottomettersi a qualcuno. Cioè, è un cedere di volontà propria la leadership a una terza persona. Questo è a un'altra persona, però come una freccia a noi. Allora, no, il versetto famoso che viene montato qui, che è il famoso Efesini 5:22 fino a 33, noi stiamo parlando solo di mogli, ma non è così. Cioè, quei versetti si leggono in un'unica parasha, in un'unica frase. Cioè, lì c'è la moglie e c'è il marito, perché noi stiamo sempre le mogli sottomesse. Sì, mogli sottomesse, i mariti devono amare come Cristo ama la Chiesa. Cioè, è due, così come uomo e donna saranno una carne sola, anche questi due versetti sono una cosa sola, non si possono leggere separati. Cioè, è il ruolo dell'uomo che è straordinario, perché si deve prendere cura come di un vaso più fragile, che deve amare come Cristo ha amato la Chiesa, quindi che ha dato tutto se stessa alla Chiesa. Allora, io c'ho una signora, una mia amica molto cara, che ha proprio questo ministero dei matrimoni, e lei dice: ragazze mie, io, se un uomo mi ama come Cristo ha amato la Chiesa, ma io ci sto ben volentieri sotto Cristo. Certo. Perché gli ha dato tutto, quindi è un rivedere la questione di sottomissione, che non è essere subordinato, zitto, non puoi parlare, tu non conti nulla, tu devi essere soggiogata, non è questo. Infatti io volevo brevemente, non faccio qui un insegnamento, però a me è venuto da leggere non tanto Efesini 5:20, che lo sappiamo già, esatto, ma dove è iniziato tutto, ossia in Genesi, perché mi insegnano sempre, quando vuoi sapere l'origine di tutto e la perfetta volontà di Dio, vai a Genesi prima della caduta. Lì vedrai quello che davvero Dio vuole e pensa. Era il proposito iniziale. Brava, il proposito iniziale. E il proposito iniziale in Genesi 2:18 dice proprio che L'Eterno disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto conveniente a lui. Cioè, dice Vaiomer Yevah Elohim, cioè sia la faccia misericordiosa che quella giusta di Dio, che per la prima volta dopo la creazione, che dice che è tutto buono, no? Fece quello, era buono, fece quello, era buono. A un certo punto, vedendo l'uomo solo, dice Lo Tov, non è buono, non è buono che l'uomo sia da solo, e gli farò quindi un aiuto conveniente a lui. Allora, aiuto, momento ebraico, è Ezer. Ezer vuol dire colui che fa per l'uomo, per l'essere umano, ciò che esso non è in grado di fare per se stesso. Cioè, l'aiuto è quello che uno fa per un altro perché quell'altro non è in grado di farlo da solo, sì. Ok? È un aiuto che si dà. Ma sapete la rivelazione dove ce l'ho avuta io? Io lì ho proprio no, signore. Sì. Ascoltiamo. Ezer, Ezer aiuto. Kenegdo, aiuto che poi è stato tradotto come conveniente o convenevole o adatto, ha a che fare con qualcosa che sta di fronte a noi, controparte, dritto davanti, di fronte alla mia vista, parallelo. Facciamo capire il volo. Dai, deriva dal verbo nagad, che vuol dire annunciare, raccontare, dichiarare, informare. Quando tu informi, parli, stai di fronte all'altro, cioè una persona di fronte all'altra. Non c'è il senso del sopra, del sotto, del davanti, del di dietro. Chi comanda e chi no. Esatto, è essere uno di fronte all'altro e rispecchiarci, cioè ci si guarda e ci si riconosce, ed è straordinario perché il Signore ha detto proprio questo Adam, questo Ish che è uomo, me Isha, con una hein messa alla fine, è il soffio di Dio, cioè questo Ish ha bisogno di un soffio di Dio, Isha, e ecco che si completa, cioè noi siamo il completare l'uno dell'altro. Ricordiamoci che Dio ha istituito un regno, non ha istituito una democrazia, ha istituito una monarchia con un re, questo è il suo modus operandi, e nella casa ha deciso che a capo ci doveva essere l'uomo, e poi sotto la sua missione la donna. Quindi non è una questione di ruoli inferiore e superiore, ma è di ruoli diversi, cioè l'uomo ha una determinata missione e la donna ne ha un'altra che lo sostiene. Infatti Susanna ha detto bene, ha parlato di sostegno. Tant'è bella un'altra chicca che vi do, la nostra meravigliosa professoressa Hora, con cui Aleph Tav ha una mezza ora Boav, insegnò proprio che la lettera Samek vuol dire sostegno, ed è usata per la prima volta, appare nella Genesi, proprio quando si va a creare la donna. Quindi appare per la prima volta in quel versetto, quindi è proprio il senso del sostegno, questo è il ruolo della donna, cioè noi abbiamo il potere di rendere una casa un paradiso e abbiamo altresì il potere di rendere una casa un vero inferno, sì. E questo è scritto in Proverbi 14, che dice che la donna saggia edifica la casa ma la stolta la demolisce con le proprie mani. Cioè noi donne abbiamo un potere incredibile se sappiamo esattamente qual è la nostra posizione, ruolo e missione, non di schiavitù ma di un potere di sostenere la missione di qualcun altro. Ci vuole sicuramente molta umiltà in questo. Che vuoi dire, Susa? Non so se voleva dire qualcosa prima Rosanna, io non la vedo, però... Stavo ascoltando perché è vero, però sai, a volte ci sono delle donne che hanno un carattere abbastanza tosto, no? Abbastanza forte. E allora... Per loro non è facile essere sottomessi, anche se capiscono che è un comandamento di Dio, però non ce la fanno, ci mettono tutto ma non ce la fanno. A Rosa, quando stavo al seminario, un giorno il direttore ci raccontò questa storia, che c'era una mamma che andò a iscrivere la figlia a questo seminario, no? E la figlia non era un po' così, e lei si scusa, ma dicendo: no, vabbè, mi scusi, ma mia figlia ha questo carattere forte. E il direttore impassibile dice: no signora, questa non è forte, questa è maleducata. È diverso. È diverso. No, ma ci sono donne che si nascondono dietro l'aggettivo forte, quando in realtà secondo me c'è più l'aggettivo molta maleducazione, arroganza. No, orgoglio. Questo è. Di non volersi, che poi non si tratta di piegarsi, perché non mi devo piegare, io mi piego solo davanti a Dio. Si tratta solo di vedere la cosa da un aspetto divino, non da un aspetto mondano. Hai detto una cosa, scusami che ti interrompo, hai detto una cosa bellissima prima, hai parlato dei ruoli. La cosa, io ogni tanto in ufficio, mentre parlo con le mie colleghe, un pochino, sai, si parla un po' di tutto, e io scherzando gli dico: ecco, avete voluto la parità dei diritti? Adesso, ma adesso lavorate qui e a casa. Cioè, nel senso, abbiamo voluto la parità dei ruoli, no? E in tante famiglie ci sono, infatti, c'è molta confusione. Non si vedono più, cioè il marito non si sa se fa il marito ma fa la moglie, perché magari la moglie lavora tutto il giorno e quindi torna a casa, lei torna e dice: però io ho lavorato tutto il giorno. È vero, bisogna collaborare, perché quando si sta fuori tutti e due che si lavora, uno si deve collaborare. Però poi nelle decisioni, nelle scelte, cioè si è sfalsato tutto quello che diciamo che noi, io parlo della mia generazione, tu sei più giovane, però eravamo abituati a vedere in una famiglia, no? Nel bene e nel male, non dico che era tutto bene o tutto male, però c'erano dei ruoli. Ora tutto questo all'interno delle famiglie è sfalsato completamente, c'è molta confusione e noi sappiamo che la confusione non viene da Dio. Bene. E quindi quando si crea nelle famiglie, poi si crea anche, io continuo a ribadire, nella gestione anche dei figli, che non è poco, perché già sono presi dal mondo in continuazione, in più tornano a casa, il padre e la madre discutono su chi da qui è più bravo e chi è meno bravo, a chi porta più soldi e a chi ne porta meno, a chi è più stanco e a chi è meno stanco. Ecco perché è importante che il Signore, ecco perché il Signore a me mi ha cambiato, perché comunque ha portato quella tranquillità, quella pace. Non sempre, l'ho detto all'inizio, è un processo, non è che tutti i giorni è così, direi una menzogna. Ci sto provando, ci stiamo provando, cioè bisogna lavorarci sopra, sono dei piccoli tasselli che uno piano piano, con l'aiuto dello Spirito Santo, perché è Lui che mi aiuta, e chiedo consiglio. Quante volte vorrei rispondere e invece poi mi freno la lingua perché dico: ma mi sta zitta, perché sennò guarda, non so se ti succede una sera, poi torno la sera stanca, Rosanna, lo vedo sul telefono che magari o sta al telefono con tuo marito, o sta al telefono con Danila, o sta al telefono con un altro pastore, o sta al telefono, mi viene un nervoso. Ah, quindi è il video dell'altra volta, quindi torniamo alla comunicazione. Lasciamo perdere. Non è facile, non è che sia facile. Ecco. Se Dio ci ha messo degli uomini così accanto, vuol dire che noi li possiamo essere pronti per questo. Ecco, dobbiamo essere pronti per questo. Io volevo fare una domanda a Danila. Danila, va bene che quando siamo tutti e due nella fede, marito e moglie, va bene la sottomissione, perché non è più una sottomissione ma è un piacere poi, no? Perché sappiamo che è quello che vuole Dio. Ma quando la moglie è in fede e il marito non lo è, cioè, anche lì la donna si deve sottomettere? Guarda, lì la storia è sicuramente più complicata, è molto più difficile, perché mentre qui, come ho detto, se anche l'altro è in fede, anche il marito è in fede, entra il gioco di Efesini 5:22 completo, cioè lui, in nome di Gesù: mariti, farete di tutto per amarli come Cristo ama la Chiesa. Quando invece c'è dall'altra parte, qualcuno mi disse: se sposi una persona che non è in Cristo, attenzione che avrai Satana come suocero, perché entrerà dentro casa, influenzerà determinati pensieri, quindi la lotta sicuramente è più difficile. Ho varie amiche e sorelle in Cristo che hanno questa difficoltà, e cosa fare lì? Sicuramente è uno sforzo maggiore, c'è una preghiera molto più ardua, però non bisogna mollare, cioè, perché è vero che hai il suocero, il Satan dentro casa, ma tu sei sempre una figlia del Re e c'è Dio in casa, e c'è il versetto che dice che ovunque io calpesterò la pianta dei miei piedi, quello sarà mio. E ci sono molte donne che io conosco che hanno conquistato il marito perché magari si sono convertite dopo essersi sposate, E apro e chiudo parentesi per dopo, ricordatevi questo: se voi siete in fede e avete ricevuto il Signore dopo esservi sposate, quindi avete un marito che ancora non crede. Io c'era una signora in Brasile che era così, e lei ha passato, e il marito era un grande Don Giovanni, tra l'altro, e quindi gli piaceva molto uscire, ma non era per niente un uomo con la U grande. E lei ha passato, quando ha scoperto questo amore per Dio, quando ha ricevuto il Signore, ha chiesto a Dio talmente tanta forza e sapienza, perché ci vuole molta sapienza, e lei ha conquistato il marito con le ginocchia, nel senso che lei ha pregato molto, ha passato molto tempo in preghiera, e vi dico che oggi questo signore non solo ha ricevuto il Signore, ma oggi è pastore. Io l'ho conosciuto perché era anche un professore della nostra scuola, quindi vi racconto qualcosa che ho visto da vicino, e lui è un uomo meraviglioso. E anche la storia di Smith Wigglesworth, che era l'apostolo della fede del 1900, del secolo scorso, la moglie, lei andava costantemente in chiesa, il marito era un bestemmiatore, era uno irascibile, uno rozzo, e lei invece era talmente tanto fedele a Dio. Un giorno questo lo lascia fuori di casa e gli ha detto: visto che sei sempre in chiesa, dormi fuori. Fatto sta che la moglie è riuscita a mostrargli l'amore di Dio tutti i giorni. Alla fine questa donna riesce a conquistare quest'uomo, e lui si converte ed è diventato il più grande apostolo della fede del secolo scorso. Quindi io voglio esortare le donne che non hanno un marito in fede di non cedere. Lo so che la lotta sarà più dura, bisognerà pregare di più, ma avete un potere straordinario che Dio vi ha dato di poter trasformare quella casa in una grande benedizione. Come dice proprio Proverbi, edificare la vostra casa, e casa non è intesa come quattro mura, casa è intesa come famiglia, perché noi abbiamo il potere in Cristo di far sviluppare e proprio far aprire come un fiore la chiamata anche che c'è sull'uomo. E quindi l'uomo si vede Dio, deve vedere Dio attraverso la donna. So che non è semplice, non vi sto dicendo che sarà una passeggiata, però Dio è con voi, cioè Dio è con voi. Però, cara Rosanna, e questo lo dico alle single, mo' è arrivato il momento mio, perché qualcuno mi disse una volta, dopo la scelta di Gesù, cioè dopo aver ricevuto Gesù, la seconda scelta più importante della tua vita è la persona che ti metterai accanto, perché ne va veramente della tua vita e della tua missione. E una persona una volta mi disse che Dio non unisce persone, Dio unisce propositi. Quindi bisogna stare molto attenti. Io lo so perché sono single, io so che non è semplice essere single, io so che c'è la tentazione di cedere a una persona che magari è carina o attraente o è carismatica o che sa parlare bene, magari la solitudine vuole parlare più alto e quindi cedere. Però attenzione, perché ne va del tuo proposito per la tua vita, della tua missione, e ne va anche della sua. Quindi bisogna fare una scelta che va al di là del sentimento. C'è il sentimento, è ovvio, ma ci deve essere molto di più nel momento in cui fai una scelta così importante, perché si spera che il matrimonio sia per sempre. Sì. Legarsi all'uomo sbagliato per motivi sbagliati, ma anche no. Adesso io prendo il mio caso, no? Dici di Giuliano, dicelo, lo sa. No, guarda, io ti posso dire una cosa. All'inizio, quando io leggevo di questa sottomissione, ero come ho detto prima, era molto contraria, perché dicevo no, ma che siamo ai tempi veramente di che? Manco io lo sapevo, ho detto sottomissione, ma dove siamo? Però leggendo ho potuto capire veramente che alla fine non siamo solo noi donne a essere sottomesse al marito, no? Però come dice la Bibbia dobbiamo essere tutti, no? Siamo sottomessi. Non è sottomettersi solo marito e moglie, ma la sottomissione tutti ci dobbiamo sottomettere gli uni agli altri, no? Quindi esatto. Ho potuto capire che è un comandamento di Dio, è una cosa che Dio vuole, quindi non deve essere una cosa di oddio la sottomissione, no, perché se una donna è sottomessa io penso è una benedizione del Signore, perché come hai detto tu c'è l'umiltà, poi c'è, a parte la donna che si sottomette, però c'è anche il marito che poi fa la sua parte naturalmente, no? Certo, e se io mi sottometto e mio marito non mi tratta bene, mio marito non cioè mi tratta, allora scusa, non ha senso questo, no? Lo so, a volte ci possono essere anche questi uomini qua, però nel senso che no, io non parlo di violenza, perché poi quando comincia a essere una questione di violenza lì andiamo su altri tipi di argomenti. Però per esempio tu parlavi sottomettetevi gli uni agli altri, no? Sì. Già se tu sostituisci la parola sottomettetevi gli uni agli altri con soggiogatevi gli uni agli altri non avrebbe senso, no? Certo. Chi comanda chi alla fine? Se invece io sostituisco sottomettetevi con sostenetevi gli uni con gli altri, in questo senso, cioè state sotto la missione dell'altro, sostenete la missione dell'altro nel rispetto e nell'umiltà, allora già prende un significato più ampio, no? E quando qualcuno mi disse che la sottomissione inizia quando finisce l'accordo, la sottomissione inizia quando finisce l'accordo, vero, però è anche vero questo, donne. La sottomissione al marito finisce quando quello che il marito dice o fa va contro quello che Dio dice. Cioè la prima sottomissione è a Dio e alla sua parola, non all'uomo, è Dio e alla parola e poi all'uomo. Quindi qualsiasi cosa che lui vi dice che è contro la parola di Dio ed è contro la vostra coscienza, allora attenzione, lì per sottomettersi a lui poi non siete sottomessi a Dio e non esiste, cioè la prima sottomissione è al Signore. Anzi, in questo, vedi, mi ricordo, vi invito le donne che ci stanno ascoltando, non adesso perché sarebbe troppo lunga, ad andare a leggere prima Samuele al capitolo 25, dove parla della storia di Abigail e di Nabal. Lei in quella storia fondamentalmente è diventata ribelle al marito, perché il marito dice io a Davide non gli do niente, non gli do cibo, non gli do niente. Lei di nascosto dal marito va invece davanti a Davide, si prostra davanti a lui, gli dice no scusa è colpa mia, eccoti il cibo, no? Poi andate a leggere la storia, lì in teoria finisce bene per lei, per Abigail. Nabal muore. Sì. Andatevi a vedere la storia, perché sembrerebbe che Abigail in teoria si sta ribellando a un ordine del marito. In realtà no, Abigail sta ubbidendo a una legge divina di onorare, di rispettare. Quindi attenzione, la sottomissione al marito finisce nel momento in cui questo sta facendo qualcosa che è contrario alla parola di Dio e che è contrario anche a se stesso, perché Davide era pronto a uccidere il marito, poi il marito è morto perché Dio ha fatto giustizia per conto suo. Però attenzione, quindi cerchiamo di essere equilibrati, il submettere, il sostenere la missione sì, sempre, se ci vuole anche le ginocchia a terra e pregare Dio, ma se fa qualcosa, sceglie qualcosa antibiblico, e allora Dio ha sempre e comunque la precedenza assoluta. Insomma, dobbiamo camminare di pari passo, dai. Sì. In amore e umiltà, assolutamente sì. E uscire ci vuole umiltà sia da parte della donna che dall'uomo, non solo dalla donna. Assolutamente sì. Deve essere una trasformazione proprio del cuore. È il cuore che è importante, perché anche quando nasci di nuovo è il cuore che viene trasformato, e quindi nasce tutto da lì, da questo cuore nuovo che ti permette di cambiare e di farti cambiare dallo Spirito Santo che lavora dentro di te giorno per giorno, tu ti nutri della parola e vedi poi dei cambiamenti. Devi avere fede, la fede, cioè la fede nelle promesse di Dio, perché nel momento in cui tu ubbidisci a Dio si adempiono anche le promesse, e quindi esatto, le benedizioni, la pace in casa, le benedizioni per te, per i tuoi discendenti, per la tua famiglia, le benedizioni nel momento in cui incontri un'altra persona, quindi vede in te, nella tua famiglia, il frutto di questa benedizione. Dice: com'è questa è bella sorridente, com'è così gioiosa, com'è c'è questa brava, pace, questa armonia. E allora in quello gli altri riconoscono che siamo figli di Dio. Esatto, ma infatti io lancerei una sfida, no? Alle persone, alle donne che magari sentendo questo video adesso gridano allo scandalo e esce fuori la femminista che è lei, no? Mamma mia! Io però invito a fare questo. Provate a mettere in pratica, provate a sostenere l'uomo piuttosto che essere sempre acerrima nemica. Provate a comunicare invece che a gridare o a denigrare, perché molte donne, purtroppo, l'avevo detto anche l'altra volta, fanno questo. Provate a veramente sostenere l'uomo che sta accanto a voi e vediamo i frutti, perché se stai facendo a modo tuo, vediamo che ti ha colto fino adesso. Ma prova, dai un beneficio del dubbio alla parola di Dio, magari c'ha ragione il Signore. Metti in dubbio la tua certezza e prova a vedere che succede se io seguo la parola di Dio, perché magari ne verrai completamente sbalordita e vedrai che poi è un frutto che raccogli tu per prima, cioè non è che lo raccogli solo tuo marito, lo raccogli tu, come ha detto Susanna, tutta la famiglia. Esatto, i due figli. Cioè pensa che è bello stare dentro una casa dove respiri la pace e l'equilibrio e l'ordine a livello di ruoli psicologico e spirituale, cioè è una cosa straordinaria. Quindi vi invito a mettere in dubbio la vostra certezza per questa parola di Dio. Vediamo i risultati, Allora, Danila e Susanna, è arrivata alla fine di della nostra seconda puntata, chiamiamola così. Basta chiacchierata fra donne e donne. Grazie, un bacione, ci sentiamo alla prossima. Noi ci sentiamo presto. Ciao. Baci, attacco. Buongiorno sorelle, benvenuti di nuovo a un'altra puntata. Un'altra rubrica. Questa va nei bloopers, materiale per i bloopers.